Due cose sono sicuramente vere riguardo alla pressione sanguigna. La prima, effettivamente tanti di noi soffrono di pressione alta e questo è un problema serio perché ne soffriamo ma non ce ne rendiamo conto. La seconda, se soffre di pressione alta, prendere dei farmaci può effettivamente essere utile perché abbassa del 25% il rischio di problemi cardiovascolari successivi. Se quindi hai la pressione alta e stai prendendo farmaci per abbassarla, questa potrebbe essere la scelta giusta. Però, in determinate situazioni, forse la pressione che tu hai è normale, ma il modo in cui la misuri è sbagliato e questo può portare a una diagnosi sbagliata. Le conseguenze non sono piacevoli, perché prendere dei farmaci che non ti servono può darti degli effetti indesiderati maggiore dei benefici che vogliono portarti. E se già in un precedente video che puoi trovare cliccando qui in alto ho già parlato di come in determinate situazioni la pressione non debba essere l'unico parametro da valutare quando si danno i farmaci, in questo video ti parlerò dei 7 errori più comuni che le persone fanno quando si misurano la pressione in casa, che potrebbe portarle al rischio di prendere dei farmaci anche quando non ce n'è bisogno. Alma Fisio. Curare, non trattare. L'Associazione Mondiale della Sanità dà delle linee guida molto, molto specifiche quando si parla di come misurarsi la pressione. Bisogna rimanere in una stanza a temperatura ambiente, stare seduti per 5 minuti, appoggiare il gomito a un supporto in modo tale che il braccio sia alla giusta altezza del cuore. È consigliato l'utilizzo di uno sfigmomanometro, ovvero l'apparato che misura la pressione, che sia da braccio e non da polso. E bisogna posizionare la fascetta circa 2 cm sopra il gomito e in modo tale che la pressione sia proprio applicata a livello dell'arteria brachiale. L'arteria brachiale, per darti un'idea visiva, non è proprio qui al centro del gomito, ma è leggermente più mediale a questo livello. Quindi tieni presente che il tubicino che entra all'interno del manicotto sia proprio situato a questo livello. Ovviamente, ogni volta che ti misuri la pressione, non devono esserci vestiti che tiri su e che vanno a comprimere il braccio. Io in questo caso mi dovrei togliere il maglione. Come dicevamo in un altro video che puoi trovare cliccando qui in alto, la pressione ideale è sotto i 120-80 e una pressione che va oltre 120 è già considerata ipertensione. Ci sono però delle caratteristiche, delle abitudini che tu puoi avere quando ti misuri la pressione che possono portare ad aumentarla, facendoti credere a te e al tuo medico che magari la tua pressione è di 130 o di 140 o di 150, quando invece è normale, ma è solo il modo in cui te la provi che è sbagliato. L'errore che si fa quando si prende la pressione e che può portare a un aumento della stessa è fare movimento o esercizio proprio prima di misurarla. Con movimento o esercizio non intendo dire andare in palestra a fare pesi o andare a fare una partita di calcio. Ti basterà fare le scale prima di misurare la pressione o fare una passeggiata veloce prima di andare nello studio medico per alterare i tuoi valori della pressione facendoli diventare più alti. Questo è un errore molto comune sia da parte del paziente che da parte del medico. Nelle giornate di oggi, in cui c'è sempre molto stress e molta frenesia, pochi medici e poche persone hanno il momento di fermarsi 5-10 minuti, di calmarsi, di rilassarsi per poi farsi prendere la pressione. In questo modo si finisce poi per avere dei valori molto elevati, prendere magari dei farmaci anche quando non ce n'è bisogno. Un dettaglio, una nota, tieni presente che sì, è vero, l'esercizio fisico aumenta la nostra pressione, ma non per questo non possiamo dedurne che esercizio e movimento facciano male. Anzi, quella reazione che ha il tuo sangue e il tuo organismo nell'aumentare la pressione sanguigna è sana quando fai esercizio perché i tuoi tessuti hanno bisogno di più sangue. Il beneficio lo vedrai successivamente perché le persone che fanno esercizio e movimento hanno poi dei livelli di pressione a riposo sempre più bassi rispetto invece alle persone che non fanno esercizio. Ed è questa la vera utilità. Non c'è bisogno di avere una pressione sempre perfetta, sempre 120-80, la stessa può variare a seconda delle attività che fai. L'importante è che per la maggior parte del tempo, almeno quando dormi, quando sei a riposo, sia appunto bassa, proprio per far riposare il tuo cuore, le tue arterie e le tue vene. Il secondo possibile errore che potresti fare è farti prendere la pressione o prenderla te stesso
quando ti scappa di andare in bagno, quando magari hai bisogno di urinare o di defecare. In queste situazioni si attiva il tuo sistema simpatico e parasimpatico, aumentando quindi lo stress generale nell'organismo, aumentando la contrazione dei vasi sanguigni, e il risultato sarà appunto un aumento della pressione. Accertati quindi di svuotare la vescica prima di andare a fare una visita medica. Il terzo errore da non fare mai quando ti prendi la pressione è di bere del caffè o delle bevande energizzanti proprio prima della misura. Prenderti una sola tazzina di caffè, una tazza di tè o una bevanda leggera zuccherata come un energy drink possono aumentare la pressione dai 10 ai 20 in più. E questa differenza, abbastanza marcata, può veramente portare il medico poi a prescriverti dei farmaci. Il tempo in cui il caffè reagisce può essere 20, 30 e anche fino a un'ora dopo averlo assunto. È quindi consigliabile misurarsi la pressione e andare a fare la visita medica a digiuno almeno da 2 ore, in modo tale da evitare che siano il tuo intestino o le sostanze psicotrofe all'interno degli alimenti che assumi a variare i livelli di pressione, quindi alterare quella che è la percezione che il tuo medico ha della tua salute. Quarto possibile errore: farsi una doccia molto calda o molto fredda per tempo prolungato prima di prendere la misurazione. Ancora una volta si va a interagire col sistema simpatico e parasimpatico che alterano la dilatazione o la costrizione dei vasi sanguigni. In questo caso, in determinate situazioni, una persona potrebbe avere l'effetto di un abbassamento drastico della pressione, dall'altra invece di un aumento. In entrambe le situazioni, comunque, c'è un valore alterato che può dare delle indicazioni sbagliate al tuo medico. Il quinto errore, questo molto molto diffuso, prendersi la pressione dopo un periodo di stress. Un periodo di stress, intendiamoci bene, che non significa per forza aver avuto un incidente stradale o qualcosa di molto molto forte come una litigata. Ti basta magari aver giocato a dei videogiochi un po' aggressivi 10 minuti prima, aver visto un film un po' emozionante o magari la partita di calcio della tua squadra del cuore per alterare visivamente i livelli della tua pressione, che possono aumentare ancora una volta di 10 o 20 punti. Il rilascio di adrenalina quando sei stressato va proprio a costringere i vasi sanguigni, proprio perché il tuo cervello pensa di trovarsi in una situazione di emergenza e di pericolo e attiva quella che si chiama risposta di fuga o combattimento. Prenditi sempre almeno 10-15 minuti di riposo prima della misurazione, senza guardare al telefonino, senza guardare al computer, senza fare telefonate di lavoro o rispondere a mail e WhatsApp. Tutto quello che può coinvolgerti a livello emotivo porterà a uno stress diretto sul tuo organismo e a un aumento della pressione. E in particolar modo questo è vero nelle persone continuamente stressate, nelle persone che non riescono mai a rilassarsi. Anche in questo caso, ahimè, il medico può essere mal indirizzato pensando che hai un problema cardiovascolare quando invece è un problema di stress. E ti potrebbe dare un farmaco quando invece hai bisogno di metodiche per abbassare lo stress, come per esempio l'esercizio all'aria aperta o la meditazione. Sesto errore, e sono sicuro che qua tanti di noi l'hanno fatto: mangiare un pasto abbondante prima della misurazione. Qual è l'errore però il più grande? Che purtroppo il pasto abbondante ha delle ripercussioni sulla nostra pressione anche 2, 3 o addirittura 4 ore dopo averlo finito, portandoti quindi poi a credere che hai una pressione alta quando invece è quello che hai mangiato nel pomeriggio, nel pranzo o magari la mattina. Il consiglio quindi è quello di fare un pasto leggero o comunque solo uno spuntino prima di andare a fare la visita medica. E per finire, il settimo e più comune errore è prendere la misurazione della pressione nella posizione sbagliata. Un dettaglio sottovalutato da tantissimi, ma estremamente importante e incisivo nella misurazione. Ti basterà non tenere il braccio e il gomito appoggiato all'altezza del cuore, magari semplicemente penzoloni. Ti basterà prendere la pressione in casa quando sei sdraiato. Ti basterà tenere le gambe incrociate. O, ancora peggio, ti basterà semplicemente parlare con il medico mentre ti misura la pressione. Tutte queste piccole variazioni, come, quasi mi stavo dimenticando, anche la temperatura della stanza, possono dare un cambiamento drastico della pressione sanguigna.
In inverno, infatti, all'aperto, è normalissimo avere una costrizione delle arterie che porterà a un aumento della pressione. Se quindi, per esempio, nella stanza in cui vai a fare la misurazione c'è l'aria condizionata o in generale fa troppo freddo, è troppo più bassa la temperatura rispetto ai 20-21 gradi che dovrebbe tenere, questo è uno dei parametri, oltre a quelli che ti ho detto prima, che può portarti a credere che tu abbia una pressione alta. Come avrei potuto quindi capire, è molto facile sbagliarsi. Per questo l'indicazione è quella di fare diverse misurazioni durante il giorno e durante le settimane. Ahimè però, se queste diverse misurazioni sono sempre fatte nel modo sbagliato, avrai sempre delle alterazioni. Finendo poi, e non dobbiamo per forza guardare le cose nel modo sbagliato, ma magari a portare un medico a facilitare la prescrizione di farmaci che, ripeto ancora una volta, potrebbero non essere utili o comunque potrebbero non essere la soluzione giusta per te. Ci sono dei modi molto più sani per gestire la pressione sanguigna, quelli passano sicuramente da una dieta sana e dall'esercizio fisico. E se ti interessa sapere qual è la dieta migliore per abbassare i tuoi livelli di pressione sanguigna ed evitare i farmaci, puoi trovare un video che ho fatto cliccando qui in alto. Lo voglio ripetere ancora una volta, come ho già fatto in tanti video, perché penso sia veramente utile. Avere una pressione alta non è una malattia, ma è un sintomo, un segno che ti dice che stai facendo le cose non nel modo ideale, che potresti farle in un modo migliore. Non quindi far finta che questo problema non ci sia, non prendere rapidamente una pastiglietta che ti toglie dal pensiero, ma ti sta allontanando dalla vera cura, che prima o poi comunque dovrai affrontare. Meglio comprendere quali sono le cause alla radice di questo problema, analizzare tutti i tuoi comportamenti e non solamente il parametro della pressione sanguigna, perché come hai potuto vedere molto spesso è alterato, ma non perché tu abbia problemi seri, ma perché proprio le misurazioni sono sbagliate. Ed è quindi molto più utile fare una svolta verso delle abitudini durature più sane, che ti porteranno alla lunga enormi benefici e a prevenire un sacco di problemi. Io ti invito adesso a commentare qui sotto se già prendi dei farmaci per la pressione, che cosa ti ha detto il tuo medico, se magari lui stesso ti ha proposto un intervento alternativo ai farmaci. Se non sai a chi rivolgerti, puoi contattarci su www.almafisio.com, perché nel nostro team ci sono nutrizionisti, fisioterapisti e medici che possono aiutarti ad uscire dai farmaci per fare quel cambiamento sano che tanti di noi desiderano. Prima di andare via ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo, e se anche tu vuoi farlo puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati. Se non puoi farlo non ti preoccupare, non ce n'è assolutamente bisogno, perché io andrò sempre avanti a fare divulgazione. Puoi però aiutarmi in modo totalmente gratuito mettendo un pollice in su e iscrivendoti al canale. Noi ci vediamo settimana prossima, ciao e grazie!